hanno proclamato lo stato di agitazione i sindacati di CGIL, CISL e UIL in merito alla questione relativa al servizio di igiene ambientale, annunciando che saranno pronti ad adottare altre forme di protesta, come lo sciopero, se non si pone rimedio ai problemi che potrebbero derivare dall'adozione del bando per il nuovo affidamento del servizio di prelievo della spazzatura. Oggi a Palermo CGIL, CISL e UIL incontreranno l'assessore regionale rifiuti Giosuè Marino e discuteranno in merito all'inosservanza della legge regionale 9 in materia di igiene ambientale, che prevede la raccolta differenziata porta a porta, la quale, se applicata, potrebbe risolvere il problema in atto, garantendo sia un servizio di raccolta e smaltimento efficiente ed economico, sia la salvaguardia dei livelli occupazionali. L'UGL da parte sua ha chiesto al Presidente della provincia Eugenio Dorsi di essere ammessa a partecipare all'incontro con i sindaci di lunedì prossimo, proponendo, a condizione del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, il passaggio dei lavoratori nella SRR con la disponibilità di attivare per gli anni a venire le procedure di accompagnamento alla pensione nei confronti dei lavoratori più anziani, evitando i licenziamenti.